Pace di Gesù a tutti, eccoci nuovamente insieme. È trascorsa un'altra settimana e noi siamo qui, nuovamente in vostra compagnia, sia sulla nostra frequenza radio che su Facebook e YouTube, per offrirvi l'ascolto di altri canti e letture tratte dalla Bibbia. Passiamo subito all'ascolto del primo cantico. Eccolo in onda, il suo titolo è Il più bel dono. Signor Gesù, tu dell'uomo sei la speranza, la vittoria, il perdono, la salvezza. Tu solo sai far gioire i nostri cuori di un'allegrezza ineffabile. Per te noi uomini andiamo al grande Dio, ci avviciniamo al trono della grazia ed otteniamo aiuto opportuno. Per te noi uomini adoriamo l'Eterno Padre, partecipiamo alla vita celeste e conosciamo la sua gloria. Signor Gesù, tu dell'uomo sei il più bel dono che ognuno abbia mai ricevuto. Dove il dolore, dove il buio, la disperazione, entri tu e porti la consolazione. Per te noi uomini, miseri peccatori, siamo considerati da Dio come giusti perché ci hai redenti. Per te noi uomini, misere creature, veniamo chiamati figlioli dell'Altissimo, ed abbiamo una dimora eterna nei cieli. Ti celebrerò fra i popoli, o Signore, canterò le tue lodi fra le nazioni. Perché grande fino al cielo è la tua benignità, e la tua verità fino alle nuvole. Sii innalzato al di sopra dei cieli, o Dio, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Venite, inchiniamoci e adoriamo il Re dei Re e Signore dei Signori. Venite e adoriamo nella bellezza della Sua santità. Gloria, gloria, gloria.
Emanuele ci ha letto poco fa gli ultimi versi del Salmo 57 e stiamo lodando appunto l'agnello, quindi il Signore Gesù, con questo cantico in onda dal titolo Gloria a te Gesù. Che sta per lasciare posto al cantico Vera Luce. Gesù, noi ti adoriamo. Gesù, noi ti diamo la lode. Ti adoriamo, Gesù. Luce dal cielo, Signore, per chi ti ama, grido da terra, Signore, luce nel cuore. Gesù è la nostra vera luce. E adesso vi leggerò dei versi che descriveranno Gesù così come lo era nel principio.
li troviamo scritti nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio, e tutte le cose che sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui, nessuna delle cose è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce, risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli, la parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene dal mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non lo avevano ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne, ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Certo aveva le sembianze di ognuno di noi, ma era molto più che un uomo, molto più. Egli era la luce della vita per noi, quella luce risplende tra le tenebre, la parola di Dio che tutto creò, ogni cosa che esiste è per grande fra gli uomini è soltanto una voce che grida nel deserto, appianate la via davanti al Signore, ma Gesù solo è l'ammirabile.
Questo cantico è ispirato ai versi che abbiamo appena letto. Il suo titolo è La parola di Dio. Gloria e dono, suo il regno, l'autorità per l'eternità. Sul suo trono lui siede, perché Dio è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Dopo il cantico La parola di Dio è adesso in onda Fin dall'eternità. Posso immaginare, ma io non so capire, la gloria tua, Signor Gesù. Fin dall'eternità tu esistevi già, eterna del Signore. Dal nulla tu formasti i mondi, cieli e la realtà, fino ai confini dell'universo, la firma tua ponesti là, la tua gloria risplenderà tutta l'eternità. Posso immaginare, ma io non so capire, sei grande tu, Gesù. Da nulla tu formasti,
so capì la gloria tua, Signor Gesù. Come suggerisce la musica in sottofondo, adesso Manuel ci leggerà ancora una volta dalla Bibbia. Ci ha letto prima alcuni versi del capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, in cui ci veniva descritto Gesù come parola di Dio fatta carne e come la luce che risplendette nel principio. Uno di questi versi letti diceva: a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. E se Dio è luce, allora anche noi siamo figli di luce. Ed è proprio di questo che parla la lettura che vi sto per fare. E quanto disse un giorno Gesù lo troviamo scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, dal versetto 13 al versetto 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Adesso ascoltiamo assieme il cantico Eccomi Signore. Eccomi Signore, a te che sei. A te padrone dei giorni miei. A te che guidi ormai questa mia vita eternità. Eccomi a far la tua volontà. Se penso a come mi hai cercato tu, all'uomo che io ero senza te, all'ansia del domani e a tutti i miei perché, il cantico in onda Eccomi Signore è l'ultimo di questa trasmissione. Ci saluteremo fra poco per lasciare spazio a Samuel ed Elisabetta che vi proporranno l'ascolto di tanti altri cantici.
adesso, con la nostra consueta sigla, siamo arrivati al momento dei saluti finali. Vogliamo salutarvi con alcuni versetti scritti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12. Gesù disse: «Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce». Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. Sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Ed ancora Gesù gridò e disse: «Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre». E con queste parole di Gesù vogliamo salutarvi e lasciarvi alla prossima trasmissione, quella di Samuel e di Elisabetta, che insieme salutiamo. Pace ragazzi! E pace anche a tutti voi all'ascolto. Pace a tutti, ed eccoci qui, come vi hanno annunciato Manuel e la sorella, adesso saremo noi a tenervi compagnia con l'ascolto di altri cantici. Però adesso passo la parola a Elisabetta. Infatti, ci sono anche io, pace a tutti! Bene, adesso continuiamo a tenervi compagnia con l'ascolto di altri cantici, ed ecco il primo. E vi auguriamo un buon ascolto, come sempre, da parte di Radio Messaggio Cristiano con la pace di Gesù. Come diceva Samuel, adesso ascoltiamo il primo cantico ed il suo titolo è... Il suo nome è pace. I pastori di Betlemme vegliano il gregge. Porta una voce, un bambino è nato, il suo nome è pace. Shalom, shalom. Ed eccolo già in onda. Il suo nome è pace.
Adesso ascoltiamo il cantico su di una nuvola, perché appunto Gesù è tornato una volta, come ce ne ha parlato il primo cantico di questa trasmissione, ma dovrà tornare anche una seconda volta, e ce ne parla questo cantico. Allora il cielo risplenderà di una nuova luce, e se tu mi aspetterai, sarai beato in eternità, la mia cena assaggerai nel regno del Padre mio. E se morto tu sarai, io ti risveglierò, ma se ancora tu vivrai, allora ti tramuterò e salirai sul cielo in un dolce volo. Se mi aspetterai vegliando, se la tua lampada accesa avrai, nel cielo tu mi seguirai. Presto io ritornerò, all'improvviso tornerò, tutto è pronto nel mio regno, sì. E nel mentre che lo aspettiamo vogliamo rimanere tutti uniti, e ce lo fa capire anche questo cantico dal titolo, per l'appunto, Uniti nella Carità. Buon ascolto da parte di Radio Messaggio Cristiano. Non puoi amare Dio dicendo è la mia vita. Se poi non ami il fratello che hai davanti a te, ci vuole uniti e noi dobbiamo volerci bene, volerci bene. Uniti nella carità della famiglia sua, noi con lui insieme. Non puoi amare Dio e dirgli se la mia vita. Terra nostra, il paradiso,
che disse a noi Gesù, io vi do. E solo quando noi faremo la sua volontà potremo realizzare la vera pace. E ce ne parla anche il cantico che si intitola E sarà una pace vera. Grande la
so we don't know. You and me, you live now. Right inside my heart, right so deep inside my heart. You live and in your face I see the face of the Lord. In your eyes I see the hope of God. So that is why now I can rest, only watching inside my life. Sarà grande la speranza se avrò acceso il tuo sorriso, ed un angolo di cielo nel mio cuore nascerà. E sarà una pace vera solo quando tutto il mondo, allargando le sue braccia, avrà spento ogni dolore, avrà spento ogni dolore. E rinascere dal cuore, non c'è pace se può bastare, ed il mondo pace avrà, 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 ed il mondo pace avrà. E sarà una pace vera, e come abbiamo capito da questo cantico, possiamo realizzare la vera pace in tutto il mondo se siamo tutti uniti, e ce lo fa capire proprio pure il cantico che stiamo per ascoltare. Infatti il suo titolo è Se siamo uniti, e realizzeremo già il paradiso qui in terra. Infatti, come ci insegna il Signore a chiedere nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà qui in terra come in cielo. Gesù è fra noi e questo è vivere, vivere già nel paradiso. Se siamo uniti Gesù è fra noi e questo è vivere in paradiso. È fuoco l'amore che divampa e dilaga tutto intorno nel mondo. È fuoco l'amore che porta all'unità. Se siamo fra noi e canta l'anima, l'anima libera nel cielo. Se siamo uniti Gesù è fra noi e canta l'anima su nel cielo. È fuoco d'amore che divampa e dilaga tutto intorno nel mondo. È fuoco d'amore che porta l'unità. Se siamo dentro al petto, vale ancora più del cuore.
brama e dilaga tutto intorno nel mondo. È fuoco d'amore che porta all'unità. Se siamo uniti, Gesù è tra noi, e questo è il sogno più impensabile di tutti i sogni, e di più della speranza più segreta al di là di ogni altra metà. E vale, vale più dell'oro e del lavoro, più di tutta una città piena d'arte, di ogni sogno, più di ogni altro affetto che arde dentro al petto, vale ancora più del cuore. Se siamo uniti, Gesù è tra noi, e questo è il sogno più impensabile di tutti i sogni. E se noi mettiamo in pratica tutti questi insegnamenti e facciamo la sua volontà, potremo ricominciare proprio dall'inizio. E infatti adesso ascoltiamo il cantico dal titolo Ricominciare ancora. Ricominciare, cadere in fondo non importa, importa solo che la vita non si fermi mai, che non si fermi mai. Ricominciare, in fondo io lo posso fare, e rivedere nuovi miei fratelli intorno a me, e il mondo intorno a me. Ricominciare ancora, è come il sole che risorge all'alba. Ricominciare ancora, è come il cielo che e torrenti, e il ghiaccio è un'acqua viva che dai monti viene giù. La notte e il freddo sono ormai nel passato, un nuovo giorno sta per ricominciare. Ricominciare ancora, come rinascere a una vita pura. Ricominciare ancora, ero finito e avevo rinunciato, ma sento dentro me che batte ancora il cuore mio, e allora posso amare, ancora amare posso io. Si è risvegliata la mia giovinezza, un nuovo giorno sta per ricominciare. Infatti proprio quando pensiamo che sia finita, in realtà il Signore ci dà un'altra possibilità e ci dice di agire adesso, perché il domani non ci appartiene. Infatti dobbiamo ricominciare oggi, perché domani non potrebbe esserci più. Fermi mai, ricominciare, in fondo io lo posso fare, e rivedere nuovi miei fratelli intorno a me, e il mondo intorno a me. Ricominciare ancora, è come il sole che risorge all'alba. Ricominciare ancora, è come il cielo che ritorna. C'è un'acqua viva che dai monti viene giù. La notte e il freddo sono ormai nel...
Adesso ascoltiamo il cantico dal titolo Si può ricominciare, che è un cantico che ci parla sempre dell'unione tra fratelli. Io ti cercherò dovunque tu sarai, perché c'è un vuoto nel mio cuore. Vivo di ricordi che non cancello mai. Guardo l'orizzonte, guardo se ci sei. Io sono solo qui e mi si spezza il cuore. Mangio male, bevo le mie lacrime. Schiavo della rabbia, dell'orgoglio che c'è in me. Ho peccato contro il cielo e contro te. Ti parlerò, mi parlerai. Ti abbraccerò, mi abbraccerai. Ti stringerò, mi stringerai. Ti perdonerò e tu mi perdonerai. Si può ricominciare. Se vuoi ti servirò, ti prego dammi solo un po' di amore. Ho perso la mia pace, la mia dignità, ho sprecato tutto ed ora sono qua. Io ti cercherei in ogni angolo del mondo, mi mancano i tuoi occhi e il tuo sorriso. Sarai con me per sempre, scolpito nel mio cuore, perché ti ho fatto a immagine di me. Ti parlerò, mi parlerai. Ti abbraccerò, mi abbraccerai. Ti stringerò, mi stringerai. Ti perdonerò e tu mi perdonerai. Si può ricominciare puntando dritto al cuore. L'amore non è un sogno dopo il buio, può tornare ancora il giorno. Si può fermare.
Prima di proseguire la trasmissione con altri cantici, vogliamo ricordarvi che appunto i cantici che abbiamo ascoltato insieme fino adesso possono essere richiesti al numero 349 64 11 232 e anche via email a pastore@rmcr.it e andranno in onda ogni domenica mattina nelle vostre richieste che precederanno la diretta delle 10:15. E vogliamo invitarvi a seguire anche e soprattutto la diretta appunto di ogni domenica mattina e anche i culti registrati che vanno in onda il martedì e venerdì sera, perché attraverso questi appuntamenti il Signore ci fa conoscere sempre di più e sempre meglio la sua volontà e ci sta preparando per il suo ritorno. Infatti così possiamo ricominciare e nascere di nuovo, proprio come Egli richiede. E vi invitiamo anche a leggere ogni sera il versetto del calendario, che come già sapete potete trovarlo su Facebook ed Instagram su Radio Messaggio Cristiano, ed ogni sera viene accompagnato da un breve commento del fratello Nino, in base a quello che il Signore gli fa sentire sul momento da scrivere. E adesso continuiamo a tenervi compagnia con l'ascolto di un altro cantico, sempre mettendo in pratica tutto ciò che ci è stato insegnato fino adesso, con il cantico dal titolo Amen. Dopo tanto tempo, dopo tanto silenzio, dopo la paura e il rimpianto, io ti dico Amen. Amen al mattino lucente, Amen alla notte, Amen all'attesa, alla speranza, fedele, mille, mille anni ancora, ancora, a me, a me, a te che sei. Tu donami occhi per vedere il cielo, per guardare il dolore con il tuo stesso sguardo. Amen ai tuoi passi sulle acque, al tuo soffio leggero. Nascosto, amen al tuo volto di...
Come già annunciato Samuel, abbiamo ascoltato Amen e adesso ascoltiamo insieme l'ultimo cantico. La luce nella vallata, perché sì, si accenderà una luce dentro ognuno di noi, quando faremo la sua volontà. Però adesso non abbiamo più tempo, perché saranno altre voci a tenermi compagnia sulla frequenza radio. Infatti adesso io ed Elisabetta vi saluteremo. Pace alla prossima volta! Della vallata, si è acceso un fuoco bellissimo, da calore colora i prati, e in fondo ai cuori illumina. Dagli altri campi intorno, tutti si volgono là, perché è un labirinto di paradiso, scende fin dentro l'anima. E volai in alto, dove Dio, come un tassello del grandioso mosaico che il Signore ha nella sua mente, dove ha pensato pure te. Quale sarà il tuo posto nel disegno immenso di te? Che via di strada sarà la tua? Parla. Vola nell'infinito, nei campi della vallata, mille fiamme già spuntano, per dare luce ai prati intorno e mille rugiade brillano. E vola in alto, dove Dio, e dona la nell'infinito, da tutto a lui senza misura per...